Ha 55 anni e una già lunga carriera nella Polizia di Stato, per la maggior parte trascorsa in Sicilia. È stato capo della squadra mobile per tanti anni, Giovanni Signer Nisseno, ma come ha specificato lui stesso nell'incontrare la stampa, è andato via da giovane a 18 anni per andare incontro a quel sogno, il sogno di fare il poliziotto. Gli affetti rimasti in città e dunque una Caltanissetta che a tratti conosce, nella quale ritorna da questore, di seconda nomina dopo l'esperienza di Savona, ma che trova estremamente diversa. Guardi, io la prima differenza la dico non da poliziotto ma da siciliano. Nel novembre del passato c'è stata un'alluvione che ha colpito moltissimi comuni. La gente di Savona è uscita poi per strada e ha ripulito campi sportivi, strade pubbliche. Io credo che ci sia bisogno di un esempio che deve venire da tutti, da chiunque, da ciascuno di noi. L'impegno nel volontariato, la partecipazione attiva, credo che siano essenziali, ma poi con l'esempio singolo, con l'esempio che ciascuno di noi deve dare nel suo piccolo. Venendo qui ho visto una persona che ha abbassato il finestrino e si è liberato, insomma, di qualcosa che aveva in macchina. Ecco, se noi iniziamo già da queste piccole cose, ad affermare la legalità spicciola nelle piccole cose, credo che da siciliano credo che potremmo andare avanti. Incontra la stampa con il sorriso sulle labbra, di modi gentili ma sbrigativi, come si conviene ad un investigatore. Niente cerimonie, poche parole, e si stupisce particolarmente dell'interesse dei cronisti sulla sua biografia. Per andare ai temi concreti, una settimana di studio è ancora troppo poco per dare delle risposte, ma un interesse particolare, quello nei confronti degli amministratori definiti da lui stesso eroi civili. Sensibilità ai segnali che arrivano dal territorio e che saranno dati soprattutto dalle amministrazioni locali, perché in questo momento credo che gli amministratori locali siano i veri eroi del nostro tempo, perché in un momento in cui le ristrettezze economiche, le nuove difficoltà, l'immigrazione, la disoccupazione, quelli che sono appunto i limiti del nostro mercato del lavoro impongono, li obbligo a affrontare tanta impopolarità. Credo che il nostro obbligo sia quello appunto di supportarli nelle loro scelte, soprattutto per garantire il libero esercizio dell'amministrazione.